La signorina Barbara Pugeddu e il signor James Bray, fidanzati ormai da 10 anni, decidono di sposarsi. Ma prima vanno a trovare Don Bairo, parroco della loro diocesi, per alcune informazioni. Reverendo, buongiorno. Oh, salve ragazzi, come vai da queste parti? Finalmente abbiamo deciso di sposarci. Ah, sono contento. Cosa stavate aspettando? Sa come è fatto lui. Lui prima non voleva, poi invece ha voluto e adesso vuole. Meglio adesso che dopo. Avete preparato tutta la documentazione? Ah sì, la documentazione è tutto pronto, ma sa quanto nervoso mi sono preso, reverendo. Tutte le volte avanti e indietro, tutti i giorni, e quando il sindaco è chiuso, il municipio non c'è, il vice sindaco ha bucato, la moglie del sindaco a fare la spesa. Non si può, mi sono preso anche nervoso, sa, reverendo. Calma ragazzi, perché la calma è la cioè chi è calmo rimane calmo e boh. E poi abbiamo scritto a tutti i parenti suoi a Ures, e abbiamo scritto ai miei parenti a Villanova Forro, poi ne abbiamo mandato all'estasi, insomma abbiamo preparato tutto quanto. E volevo dire un'altra cosa, gli abiti li avete preparati? Sì, gli abiti li abbiamo preparati, li ha fatti Valentino. Ah, quindi è roba come si deve, lo stilista? No, Valentino Zedda, quello che abita vicino al forno del pane. Ah, non lo conosco. E come non se lo ricorda, reverendo? Guarda che prima aveva una bicicletta, poi se ne comprano molto Guzzi, poi aveva un 850 che l'ha venduta al farmacista. Guarda che di soprannome lo chiamavano Purgatompi, se lo ricorda. Ragazzi, se lo mi ricordo, lo mi ricordo. Te lo sta dicendo, se non si ricorda. Allora ragazzi, se la documentazione è pronta, tutto quanto è pronto, non fate altro che portarmela qua, che vedrò di farvi sposare al più presto. E come, non ci sposa lei, Don Bairo? No, purtroppo io non vi posso sposare, ci pensa il vice parroco, Don Perignon. E dai, ci sposi lei, simpatico anche. Ragazzi, non posso sposarvi. Ma come mai? Noi ci tenevamo tanto che ci sposasse lei. Non posso perché io ho la gamba ingessata, sotto l'abito non si vede, ma io ho la gamba ingessata. Accidenti, ma cosa è entrato? Roba di motocicletta in chiesa? No, è nel bidet. Ah, il bidello cos'è? Quello piccolino, basso, che mette gli sgambetti alla gente grande e alla gente piccola e li fa cadere? No, il bidet! Il bidet, ignorante, non l'hai capito? Io se non l'avevo capito, scusa. Bene ragazzi, allora portatemi tutto quello che serve e al più presto sarà fatto tutto. Io vi aspetto. Arrivederci. Arrivederla, reverendo, stia bene. E mi raccomando, stia attento al bidet. Non preoccupatevi, arrivederci. Accidenti, pure ci avrete notato tanto che ci avesse sposato quest'uomo qui. Mi fa una stizza per colpa del bidet. Lo vedi, per colpa del bidet, molte volte se uno non sta attento. Ma cos'è il bidet? E me lo chiedi a me? Sono 20 anni che non vado in chiesa.